E adesso passiamo alla nostra intervista musicale di questo venerdì. Al telefono con noi c'è Marco Achtner. Ciao Marco. Ciao, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, sei qui perché dobbiamo presentare il tuo singolo, si chiama Capoverde ed è estratto dall'album L'ultima volta, album che dovrebbe essere uscito credo da pochissimo. Esatto, è uscito il 28 settembre, ma hai detto talmente tutto bene te che io praticamente non devo aggiungere più altro. Quindi vabbè, chiudiamo qui, no? Andiamo avanti, ci mancherebbe. Andiamo avanti. Otto brani all'interno di questo album, ce ne vuoi parlare? Esatto, beh, diciamo che la tendenza è quella di una sonorità elettronica, provando a fare qualcosa di nuovo, magari unendo quelle che sono le tendenze delle sonorità dei producers internazionali con invece il cantautorato italiano a me caro fin da quando sono piccolo, e poi insomma speriamo che l'ardua sentenza ai posteri, come si dice in questi casi. È il tuo primo album di inediti questo? Esatto, però si chiama L'ultima volta. Questo perché? Perché beh, è un po' una provocazione nei confronti del momento discografico che stiamo vivendo, in cui insomma ci stanno le più grosse case discografiche che praticamente stanno chiudendo, i giovani emergenti che non hanno più modo di essere ascoltati, e quindi sono consapevole del fatto che la prima potrebbe essere anche l'ultima, quindi è una provocazione divertente, però con una fotografia anche poi reale di quello che è il momento che stiamo vivendo. Senti, io non so se si legge in italiano o si legge in inglese, però nel maggio del 2010 i negozi e piattaforme digitali tu hai presentato in italiano e Serenate. Esatto, è giustissimo. Quindi. Siamo molto italiani. Perfetto, esatto. Che ha venduto tantissimo non solo in Italia ma anche in Europa, tanto da essere arrivata ad agosto del 2010, se leggo qui e quindi sono sicuro di non sbagliare, al numero 1 in Italia e numero 6 in Inghilterra. Esatto, è stata una sorpresa al numero 1 in Italia, penso un po' al numero 6 in Inghilterra, quando mi hanno chiamato per dirlo pensavo che stessero scherzando, ma c'è una foto bellissima che conservo e farò vedere ai nipotini, in cui c'è la classifica inglese della settimana di agosto, che ho detto te, che non mi ricordo adesso esattamente qual era. Mese di agosto. Esatto. In cui c'è appunto la classifica inglese, in cui c'è Lady Gaga, Katy Perry, Kylie Minogue. Al numero 6 c'è la mia foto con scritto Marco Achtner, Serenate. E quindi diciamo che è stata sicuramente una bella soddisfazione. Ecco, che album era Serenate? Serenate era un album completamente diverso da questo di adesso, dell'ultima volta, perché era sicuramente un album più improntato sulla musica, sulle sonorità dance, che sui testi e sul prod. Era più insomma una cosa estiva che abbiamo fatto divertendoci, ma meno riflessiva. Oddio, riflessiva magari è presuntuoso, però insomma hai capito il sì senso. sì esatto. Invece poi sempre nel 2010, che credo sia stato un bell'anno per te, hai composto Semplice 2011, un singolo che subito è volato nelle classifiche dance. Esatto, è stato un po' il coronamento di un anno davvero da ricordare, e sono molto contento che poi cantando in italiano sono riuscito anche a far conoscere la mia musica fuori dai confini dell'Italia, perché insomma poi gli italiani vengono spesso bistrattati, ma l'italiano secondo me è una lingua bellissima e molto 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 musicale, quindi insomma questa cosa mi ha reso molto molto felice. Ecco, mi ricollego a quello che hai detto tu, perché noi nel corso delle nostre tre puntate alla settimana, andiamo in onda lunedì, mercoledì e venerdì, intervistiamo tanti giovani cantanti che preferiscono spesso comporre, cantare e scrivere in inglese. Mi dicono perché l'inglese ha una maggiore sonorità musicale. Tu hai detto esattamente il contrario. Ma non c'è nessuno che ti abbia detto perché in inglese si vendono più copie e si diventa più ricchi. No, questo non me l'ha mai detto nessuno, ti giuro. Però no, diciamo che sicuramente l'inglese è un modo per arrivare più facilmente, cioè ormai la musica inglese è quella che fa da padrona, però io trovo che sia molto più difficile scrivere un pezzo in italiano, perché molte canzoni poi inglesi
se noi le andiamo a tradurre qua in Italia non potrebbero mai uscire in italiano, perché insomma hanno dei testi abbastanza assurdi poi. E quindi diciamo il mio intento è quello di provare a scrivere con quella che è la mia lingua, anche perché obiettivamente non sarei capace di scrivere in inglese, perché poi scrivere un bel testo in inglese è molto molto difficile. Parliamo, per chiudere questa nostra chiacchierata, di Capoverde, il singolo che andremo ad ascoltare fra pochissimo. Leggo, quando si crede fortemente in qualcosa o in qualcuno, anche Capoverde non è poi così lontano. Esatto, era un po' un modo provocatorio per voler indicare questa meta esotica e la possibilità e poi le sensazioni che si provano quando si crede appunto in un amore, ma anche in altre cose. Quando c'è la motivazione, diciamo, anche poi le mete più irraggiungibili diventano raggiungibili. Questo era un po' il mio messaggio, ma poi in realtà ognuno nella musica vede quello che sente, dipende poi da persona a persona, è molto soggettivo, e io direi anche questo è il bello della musica. Assolutamente d'accordo con te. Io ti ringrazio, Marco, per essere stato con noi. In bocca al lupo per l'album, lo ricordo ai nostri ascoltatori, si chiama L'ultima volta. Vi ricordo anche che è uscito il video di Capoverde, che potete andarvi a vedere su YouTube, Marco Hackner Capoverde. Perfetto, e Capoverde è il singolo col quale ci salutiamo, facendolo conoscere a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao Marco, buona serata. Ciao a voi.